Nel calcio, così come in ogni altra cosa, ci sono aneddoti e racconti che ti fanno rizzare i peli al sol ricordo. Queste sono storie di pallone. Quando un clown eliminò l'Inghilterra. Benvenuti in questa nuova puntata di Storie di Pallone. Prima di cominciare vi chiedo come sempre di lasciare sotto questo video 2000 like se sabato prossimo, anzi domenica prossima, volete un nuovo episodio di Storie di Pallone. Detto questo, partiamo subito. Ci troviamo nel 1973, precisamente il 17 di ottobre, e ci troviamo in un clima tesissimo. È teso perché? Perché Polonia e Inghilterra si stanno giocando l'accesso ai mondiali. Una sola di queste due squadre accederà ai mondiali. Germania e Polonia fanno parte del girone da tre squadre e solamente una di queste tre squadre accederà al turno successivo. L'Inghilterra è la super favorita, la Polonia che si sta giocando la qualificazione e infine il piccolo Galles. C'è da dire però che le qualificazioni, il torneo, il girone è iniziato immediatamente con una sorpresa. Sorpresa perché al debutto il piccolo Galles batte 2-0 la Polonia, e sorpresa perché nel secondo match la Polonia, relativamente piccola in confronto all'Inghilterra, batte 2-0 appunto gli inglesi. Ora, dopo tutto il girone e ricordandoci che al tempo ogni vittoria valeva 2 punti e ogni pareggio 1 punto, con solamente Inghilterra-Polonia che manca da giocare, ci troviamo con questa situazione in classifica: Polonia 4, Inghilterra 3, Galles ormai eliminato. In caso di vittoria polacca o di pareggio passerebbe al mondiale la Polonia, in caso di vittoria dell'Inghilterra appunto passerebbero loro, ma solamente in caso di vittoria. Ovviamente gli inglesi ci credono, Wembley è strapieno, ci saranno almeno 100.000 spettatori, e diciamo che Inghilterra-Polonia, il girone, cioè la partita del girone di ritorno, era vista un po' come una guerra, soprattutto dai polacchi, perché vi racconto questo piccolo aneddoto. Durante Polonia-Inghilterra un regista, un mediano dell'Inghilterra, che conoscerete tutti per la sua carriera da personaggio rude, tale James Alan Ball, fece un intervento killer sul miglior giocatore polacco, il migliore, Wladimir Lubianski. Quell'intervento killer non evitò semplicemente all'attaccante polacco di giocare la partita di ritorno, ma addirittura fu costretto a stare fuori dal campo, ragazzi, per 2 anni. E adesso arriviamo al clown, al pagliaccio. Perché si parla di clown? Manca un giorno alla partita in questione, manca un giorno a Polonia, anzi a Inghilterra-Polonia, quando il CT, il commissario tecnico dell'Inghilterra, che al tempo era Alf Ramsey, va in conferenza stampa, parla, fa delle domande, fino a quando non gli viene posta una domanda sul portiere della Polonia. Il portiere della Polonia è Jan Tomaszewski. Tomaszewski, un portiere che fino a quel momento, parliamoci chiaro, era stato sempre molto molto scarso, tanto che in quella conferenza stampa il CT dell'Inghilterra, strafottente, definirà questo portiere polacco un clown, semplicemente un clown. In effetti non era molto forte, non era un granché, ma si sa che se un giocatore, se un uomo viene toccato sul personale, può diventare micidiale. E si arriva al giorno della partita, e ragazzi, devo ammettere che fu una partita totalmente sbilanciata in avanti. Perché dico questo? Perché l'Inghilterra attaccò a sprombattuto contro una Polonia che non faceva altro che difendersi. L'Inghilterra fece ben 25 tiri in porta, addirittura andò a battere ben 15 calci d'angolo, ma nulla da fare, tutti i tiri che fossero ravvicinati, in lontananza, sotto l'incrocio, di testa, al volo, venivano parati da quel buffone, da quel clown. Pensate, la partita finì 1-1 e l'Inghilterra riuscì a segnare solamente su calcio di rigore contro un portiere che sembrava il miglior portiere del mondo. Dopo quella partita l'Inghilterra quindi fallì la qualificazione al mondiale e non partecipò alla competizione del 74. Subito dopo quella partita il CT dell'Inghilterra, Alf Ramsey, fu esonerato, fu cacciato, fu licenziato in tronco dopo 11 anni di carriera come allenatore dell'Inghilterra. Tanto per dire, per informazione, da quel momento in poi il clown non si fermò più, andò ai mondiali con la Polonia, trascinò
trascinò la Polonia, eliminò l'Inghilterra, batté il Brasile, la Polonia, la piccola Polonia, si qualificò terza in classifica, terza ai mondiali, vincendo anche la finalina. Fu fermata solamente da quella fortissima Germania Ovest che poi portò a casa il mondiale del 74. E fu così che Tomaszewski eliminò, il clown di Tomaszewski per il CT inglese, eliminò prima l'Inghilterra e poi il CT stesso.